69, il dato comprende 50 vittime del Piemonte non conteggiate ieri, oltre 4.400 i contagiati nelle ultime 24 ore. Che il mio valese posso chiamarlo con veritarietà, perché quando ho parlato con l'amico e il maestro Pistoletto della mia ricerca di verità, lui ha detto occhio a verità, perché poi comincia la tua verità, la mia verità, e poi arriva la persona sbagliata con la verità sbagliata, siamo in qualche modo in guai. L'informazione influenza la nostra vita e la nostra sicurezza. Le notizie sono una cosa seria. Fidati dei professionisti dell'informazione. Non me la metto! Non me la metto! Non me la metto! Allora populismo io me ne vanto di essere, non me ne frega assolutamente nulla. Ma tu non pensi che... Sapete, io ho imparato come ci si lava le mani, allora l'igienizzare la destra sulla sinistra, così, e fregare bene qui, così, così, così. Contagio, gli anziani e i bambini non devono assolutamente uscire, i bambini non devono entrare in contatto con nonni o persone anziane. Se qualcuno ha sintomi influenzali, febbre e tosse, deve rimanere a casa e non deve assolutamente recarsi in ospedale. Deve avvisare telefonicamente il proprio medico curante. Attenzione! Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del coronavirus, alla cittadinanza si chiede di restare in casa. 10 raccomandazioni per contenere il contagio da coronavirus. Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Evita contatti ravvicinati e mantieni la distanza di almeno un metro. Evita luoghi affollati. Oh, tu mi devi se felice, lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se felice, lassù in montagna, sotto l'ombra di un meteo. E passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti se passeranno, per andiamo che